Quindi c'è questa tendenza a dire che l'allevatore di cani deve fare i miracoli. E no, ma deve esserci anche la collaborazione degli allevatori di pecore, che bisogna iniziare a produrre pecore che abbiano contatto fin da subito con i cani, perché ormai il connubio cani e pecore è indispensabile per poter lasciare appunto il bestiame nei pascoli. E non ha importanza che delle pecore nascono dove ci sono i cani e i cani devono nascere con le pecore. Questo sicuramente ha la sua importanza, ma intanto qualsiasi pastore integrerà sempre il gregge con nuove pecore dove ci saranno già i cani. E questa è la prima fase molto interessante di questo studio, vedere i cani innocui e le pecore comunque molto impaurite di cani che non solo non le hanno aggredite, non si sono neanche avvicinati e loro per trovare protezione adesso sono addirittura andate a finire nei box dei cani e i cani sono qui con me, non hanno il minimo problema. Perché la genetica è di cani da gregge, in più loro sono stati ancora avvantaggiati perché sono cresciuti con i bovini, tra l'altro non gli ovini. Bene, oggi abbiamo realizzato questo primo video, secondo me già molto interessante. E adesso che li hanno conosciuti, si sono tranquillizzate molto. Eccole qui, Elena e Giorgia, le mie pecorelle smarrite. Dai, forza! Stamattina si inizia a lavorare, forza al pascolo, dai. No, lì non è il pascolo, lì sono i cani, dopo io quelli so già che vi piacciono, ve li metto insieme, dai, andiamo al pascolo. Pascolo, e lì il pascolo è lì. Non sembra vero, ma è quello il pascolo. Ma qui i pascoli sono un po' particolari. Così, brava, bravissima, bene. Molto bene. Oh, si comincia la giornata. Dai, adesso vediamo cosa succede con questi cuccioloni. Vediamo cosa succede tra questi cuccioloni e le pecore.